Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di Halo, questa webcam che come vedete è un po' particolare, non è una webcam classica, è un prodotto sicuramente fantastico ed è la CZUR. Per chi non conoscesse questo marchio, marchio specializzato soprattutto in scanner, ma appunto utilizzando la tecnologia che usa negli scanner dal punto di vista delle videocamere, ha creato questa webcam che si chiama Halo, che ha delle particolarità veramente interessanti ad un prezzo veramente molto molto interessante, ma poi di queste caratteristiche ne parleremo fra poco. Il marchio CZUR sicuramente darà sua la qualità dei prodotti e dei materiali utilizzati per fare questi prodotti e anche il loro software di gestione degli scanner o in questo caso anche di questo prodotto sono veramente fantastici. Ma andiamo con ordine ed iniziamo a vedere cosa c'è nella confezione e poi iniziamo a provare questo Halo di CZUR. Allora, nella confezione subito il nostro Halo che vedremo tra poco, sembra quasi un peso per fare ginnastica con i supporti antiurto. Poi abbiamo il manuale di istruzioni Quick Start dove ci spiega ovviamente le cose principali, ma c'è veramente poco perché lui non ha bisogno di configurazione, lo colleghiamo al PC o Mac e funziona, non c'è bisogno di installare nessun driver né niente, lui è subito pronto all'utilizzo. Allora, quello che c'è nella confezione ragazzi è questo, oltre ovviamente al cavo di alimentazione che è un cavo USB Type-C che serve per alimentare e per ovviamente far comunicare il nostro Halo con il nostro computer. E poi infine abbiamo lui, Halo. Andiamo a togliergli il cappuccio e ragazzi, voilà! Sì, è una webcam, anzi è una doppia webcam come vedete, perché ne abbiamo una sotto collegata alla base, poi ne abbiamo una superiore. Perché? Perché queste due webcam sono separate, ovviamente sono indipendenti una dall'altra, come vedremo tra poco, sono indipendenti proprio nell'utilizzo, in più hanno possibilità di regolazione diverse. Cosa intendo? La webcam collegata alla base può ruotare di 180 gradi, mentre la parte superiore, cioè la seconda webcam, può ruotare di 240 gradi e inclinarsi su tutti i lati, vedete, di 30 gradi. E questo Halo non ha niente, perché come lo colleghiamo al PC, lui funziona. L'unica cosa che ha è la presa Type-C per l'alimentazione e la comunicazione. Avete visto che è davvero particolare, abbiamo due webcam in una e completamente indipendenti. Loro registrano entrambe a 1080p, quindi sono full HD e hanno un campo visivo di 90 gradi. Entrambe le webcam sono di qualità secondo me molto molto buona, lui ha anche un microfono integrato e la cosa interessante è che questa webcam, o meglio Halo, è compatibile con qualsiasi software di videochiamata, conferenza, cioè lui è compatibile con Zoom, Skype, FaceTime, Facebook, Google Meeting, YouTube, TikTok, cioè veramente ragazzi con tutti. Adesso sicuramente ne ho saltato qualcuno. Lui va tranquillamente a sostituire la webcam installata nel nostro PC, ma con una praticità e con delle funzioni di utilizzo veramente pazzesca, perché immaginiamo di avere questa webcam che inquadra noi il soggetto principale, mentre quest'altra può inquadrare un nostro collega che è seduto vicino a noi o che è seduto dall'altra parte del tavolo della scrivania, quindi avremo tutte e due i soggetti con un'unica webcam, è veramente fantastico. O addirittura potremo andare ad inquadrare un prodotto, cioè noi siamo inquadrati con la webcam principale per esempio, mentre questa potrebbe andare ad inquadrare, che ne so, un prodotto che ho qua. E poi con i microfoni integrati, perché ogni webcam ha il suo microfono, quindi se io vado a girare questa webcam il microfono sarà direzionato verso l'inquadratura della webcam. Quindi questo è veramente un prodotto secondo me fantastico. Il prezzo attuale su Amazon, perché il prodotto è venduto direttamente da CZUR su Amazon, è intorno ai 70 euro, poi varia un po' con i coupon sconto che Amazon, come sapete, ormai ci fa inserire nella pagina d'acquisto, quindi potremmo avere uno sconto magari di 10 euro, uno sconto di 9 euro, ma attualmente con lo sconto che ci fa applicare Amazon siamo intorno ai 70 euro. Adesso vi faccio vedere com'è semplice l'utilizzo, proprio nell'andare a collegarla al PC e
nell'utilizzare il suo software, perché come vi ho detto, oltre a tutti i software di videochiamate o di meeting che abbiamo già evidenziato prima, lei ha un suo software di gestione che possiamo andare a scaricare tranquillamente, gratuitamente dal sito CZUR, disponibile sia per Mac che per Windows, che permetterà a questo Halo di essere utilizzato come sorta di videocamera di registrazione o anche per scattare foto. Quindi adesso prendo il mio MacBook e vi faccio vedere l'installazione e la comunicazione con il suo software. Perfetto, allora la prima cosa da fare, come abbiamo detto, è andare nel sito CZUR. Andremo nella pagina Download Software, andremo a selezionare il nostro Halo. E a questo punto vedete che abbiamo il software di gestione che si chiama CZUR Camera, disponibile per Windows e per Mac. Basterà cliccare su Mac Version e andremo a scaricare la versione per Mac nel mio caso, o Windows se avete un PC Windows. Una volta fatto questo, basterà andare ad aprire il nostro software installato. Ed ecco qua, subito abbiamo la nostra interfaccia di utilizzo. Ovviamente in questo momento abbiamo solo una fotocamera, che è quella del mio Mac, perché il mio fantastico Halo non l'ho ancora collegato. Quindi basterà andare a collegare la presa Type-C al nostro Halo. E subito vedete che sono apparse le due webcam. Quindi se io vado a cliccare su H202 vado ad attivare la prima webcam, quella collegata alla base. Qua abbiamo la possibilità di cambiare la risoluzione da 1920x1080, che è il massimo, poi da qui potremmo scendere ovviamente. Qua abbiamo la possibilità di configurare, o meglio di migliorare la qualità, appunto in base alla luce che abbiamo, perché tipo io in questo momento ho un sacco di luce, quindi dovrei andare a modificare un po' i parametri di luminosità, i parametri anche di calore dei colori, e anche se voglio andare a modificare la mia bellezza. Qua sotto abbiamo la possibilità, ovviamente, come vedete, di ruotare le immagini, andare a correggere la forma dell'immagine, e poi abbiamo la possibilità ovviamente di utilizzare il microfono del Mac, come in questo caso era attivato, o andare ad attivare il microfono del nostro CZUR Halo. Qua sotto la possibilità di registrare video e scattare foto, e qua il countdown, cioè una volta fatta partire la registrazione video, vedete, se io clicco qua parte un countdown di 3, 2, 1, a quel punto so che sta iniziando a registrare. Il countdown ovviamente è allungabile fino a 5 secondi. Poi qua sotto abbiamo la possibilità di inserire l'altra webcam all'interno della nostra diciamo schermata principale. Quindi a questo punto potremmo usare l'altra telecamera, quella superiore, quella che è orientabile di 240 gradi ed inclinabile di 30 gradi. Se io vado ad attivare l'altra, che è C20E, ecco qua, vedete che è apparsa ed è questa piccolina. Vedete che se io la giro la webcam verso il mio studio. Se la giro da quest'altra parte posso addirittura inquadrare la videocamera Canon che ci sta registrando in questo momento. E come abbiamo detto, ogni webcam ha il suo microfono integrato. Adesso io questa la giro in questa posizione, ma la cosa poi interessante è anche la possibilità di switchare e di avere un'inquadratura diversa. Qua abbiamo la seconda inquadratura, quella della webcam superiore in alto a destra, ma posso anche cliccare qua e fare due diciamo schermate identiche, cioè la schermata viene divisa in due parti identiche. Ho anche la possibilità in questo caso di inserire 4 telecamere diverse, e poi ovviamente possiamo anche switchare, fare diventare grande, se clicco qua, quella che inquadrava, vedete, i miei oggetti nello studio, mentre io adesso sono diventato piccolo qua in alto. Ragazzi, è un prodotto fantastico, come abbiamo detto, perché comunque secondo me il prezzo è davvero super interessante e veramente un prodotto che ha il giusto, ed è uno di quei prodotti quando si dice ha il giusto prezzo, perché due webcam indipendenti fra di loro con un impatto estetico, ragazzi, perché non sottovalutiamo l'impatto estetico, che secondo me è tanta roba, messo su una scrivania di un ufficio, messo su una scrivania di uno studio, messo su una scrivania di scuola, perché per il prezzo che ha questo è sicuramente un prodotto che è utilizzabile in tutti i campi, per la scuola, per il lavoro, per passatempo, solo per chiacchierare a casa con qualcuno in videochiamata. Cioè veramente è un prodotto
che al suo prezzo è tanta tanta roba. Quindi ragazzi, spero che questo mio video in cui vi ho portato questa prova di Halo, questa webcam della CZ-URE, veramente un marchio che rispetto tantissimo per la qualità e per i design veramente puliti e semplici che riesce a mettere nei suoi prodotti, è tanta tanta roba. Quindi se questo mio video in cui vi ho presentato questo Halo vi è piaciuto e vi è stato utile, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler dei prodotti che arriveranno sul canale, ovviamente anche di lui tantissimi spoiler. Sempre se vi va ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti i droni e tutta la tecnologia in generale. Ovviamente anche di lui, se ci saranno degli sconti, li troverete nel mio profilo Telegram Offerte, ma anche qua sotto in descrizione trovate il link di Amazon se volete dargli un'occhiata, se lo volete acquistare. Ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial o una novità come questa. Ciao e al prossimo video!